Salve a tutti, la volta scorsa vi ho spiegato come si imposta il driver Wynasio e si può configurare un software o synth di Windows per farlo funzionare con una tastiera MIDI in Linux. Ieri sera mi sono collegato con un amico Marco Paravano che aveva voglia di configurare questo sistema e insieme siamo riusciti a replicare il mio tutorial. Adesso la cosa più importante è che faremo un salto virtuale nel tempo e torniamo a ieri sera e vedremo come è andata a finire la nostra prova. In pratica, siamo riusciti a configurare il tuo Pro 53 con la tua tastiera in XFCE. Giusto? In XFCE si funziona. E su KDE non abbiamo capito perché non funziona. E su KDE c'è troppa roba, però su KDE dai soli quante funzioni ci stanno in più. Comunque abbiamo stabilito che il nostro sistema per configurare il synth con Wynalsa funziona, giusto? Sì. Ah, qui ci sei proprio fregato perché domani questo più o meno cosa abbiamo fatto di interessante per configurare il synth con Wynalsa? Abbiamo dovuto installare il repository KXStudio, giusto? Sì. Però se non si installa KXStudio non si riesce ad avere la possibilità di installare il driver Wynalsa, giusto? È Sì. giusto, quello è via, sì. Wynalsa, cadence e configurazioni di Wine per fargli vedere il driver, il comandino da terminale che abbiamo fatto e già funzionava, giusto? Sì. Sì, quindi le cose sono queste. E per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.